manca sempre meno all'uscita delle nuove moto nella nuova season di Fortnite. Bene, se vi dice che abbiamo un sacco di nuovi gli stiamo questa collaborazione e che sta anche per arrivare Fortnite per Stranger Things, bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale prima di iniziare, lascia like e condividi il video perché stiamo per raggiungere 25.000 iscritti, quindi grazie mille se riusciamo a raggiungere 20.000 iscritti entro domani. Scusate, sentite voi 25.000. A partire da oggi quasi ogni giorno vengono fatti su questo canale un sacco di contest che permettono a voi iscritti di ottenere skin, V-Bucks e un sacco di altri regali all'interno di Fortnite. Mi raccomando, se anche te vuoi avere la possibilità di ottenere uno di questi regali, iscriviti al canale, lascia like, condividi il video, commenta qua sotto il tuo di Epic e inserisci il mio codice supporto creatore nel layout e mandami la foto, così ti andrò a ripostare. Grazie mille se lo farai. Ma prima di iniziare effettivamente a vedere tutte le cose riguardanti questa nuova collaborazione e le moto che ormai stanno per arrivare, direi subito di andare a fare anche oggi un bellissimo regalo, perché come sapete qui tutti i giorni, ragazzi, su questo canale vengono fatti dei regali proprio a tema quello che c'è nel negozio di Fortnite, oppure codici per fumetti e roba varia. Quindi andiamo solo a vedere chi è che si merita un bellissimo regalo. Sappiamo intanto cosa ha aggiunto Fortnite di nuovo all'interno del l'item shop. Vabbè, intanto qua un sacco di magazzino un anno o più, ragazzi, il giro della morte, mamma mia che belle mod. Certo che anche le mod full è molto fantastica, diciamo che è leggermente sus proprio, cioè non vorrei dire, però con alcune skin può riservarci qualcosa di molto particolare. Ma io direi, guarda qua le skin, direi di andare a fare anche qua oggi un regalo, invece di una skin, di cambiare un pochino e prendere un bellissimo piccone. Infatti vi lascio subito il codice, 3, 2, 1, con questo codice potrete ottenere il piccone Super Tryharder di Catwoman qui su Fortnite. Mi raccomando, ti ripeto, se hai già ottenuto più uno o più regali da me, ti chiedo cortesemente di lasciare questo codice anche io ancora non ho ottenuto regali, così che appunto darai la possibilità a tutti di ottenere una ricompensa qui sul gioco da parte mia. Ovviamente lo possono riscattare solo quelli che sono iscritti al canale, lasciando like o utilizzando il mio codice creatore Leotech. Non è vero, potete riscattarlo anche se non siete iscritti, solo che se lo fate, diciamo, mi supportate e così mi aiutate molto a potermi permettere sempre questi regali. Quindi grazie mille, mi raccomando, seguite il canale e lascia like per altri regali del genere. Avete capito bene, ragazzi, sta per arrivare tutte le moto su Fortnite, una collaborazione che ha a che fare appunto con la serie di Fortnite per Stranger Things, che andremo a vedere testamente tra pochi istanti. Bene, io direi di iniziare subito a vedere la cosa più interessante del video, ovvero la collaborazione tra Fortnite e Stranger Things. E appunto, ragazzi, oggi voglio iniziare facendovi vedere una cosa molto molto particolare che ha proprio, ragazzi, a che fare con appunto Fortnite per Stranger Things, perché sul profilo ufficiale di Fortnite, su TikTok in realtà, hanno messo questa scheletto qua, ragazzi, guardiamolo subito insieme. Devo attivarvi l'audio? Ok, perfetto, dovremmo esserci. 3, 2, 1, vediamo. Ok, va bene. Questo era letteralmente un balletto, diciamo, fatto da questa skin default su Fortnite, sul loro profilo ufficiale di TikTok, quindi una cosa confermata. E Chris, ragazzi, appunto, è un personaggio di Stranger Things che nel secondo episodio della quarta stagione viene rapito da Vecna. Da Vecna, diciamo che viene tipo presa, vede altre cose e viene tipo vola in aria come la banana che farvi vedere in un altro trailer tra poco, e letteralmente gli si rompono tipo tutte le ossa. Ma ovviamente, ragazzi, questo non è niente se avete visto Stranger Things. Mi raccomando, commenta ora qua sotto se l'hai visto e qual è la tua stagione preferita. Proprio perché, ragazzi, la parte interessante di questa collaborazione è che sappiamo anche quando verrà introdotta nel gioco, perché molto probabilmente, non sicuramente, ragazzi, è solo un leak, uscirà il 1 giugno del 2022. Perché dico questo? Perché bene, il 1 luglio del 2022 esce la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, perché come sapete i primi 7 episodi sono stati rilasciati il 27 maggio e appunto, ragazzi, gli altri
7 o 2 episodi, ragazzi, verranno rilasciati, quindi messi disponibili per tutti a partire dal 1 luglio. Ovviamente la serie è visibile solo su Netflix, quindi se non avete Netflix, beh ragazzi, mi dispiace. Comunque, il 1 luglio, appunto, ragazzi, vedremo in teoria l'arrivo di questa collaborazione, che dovrebbe comportare in teoria delle skin, delle cose, ad esempio eventi, punti nuovi della mappa, cose del genere. Ma ragazzi, direi, prima di continuare, di andare a fare un attimo una reaction ad un altro trailer in tema Fortnite per Stranger Things, fatto da Verals VFX. Andiamo tutto a vedere. Eccolo qua, ecco ragazzi, ecco. Allora, fatto da Feraz, ragazzi, Feraz of X, ve lo lascio anche qua sotto in descrizione come crediti. Allora, vediamo la skin di Vecna che arriva sulla bananita, ok. Diciamo, la rapisce. Io dico, ragazzi, ho già visto, non mi spoilerò niente, fate super paura. Allora, Jones il prigioniero vede bananita volare in aria, rapita, diciamo, dall'incantesimo di Vecna. Vecna gli prende gli occhi, la fa volare al soffitto, proprio come nella serie, gli rompe tutte le ossa. E bananita, diciamo, leggermente muore. Gli stacca la faccia e gli fa esplodere letteralmente gli occhi. Allora, molto, ma molto splatter come trailer. Però, beh, che dire, fatto benissimo. Applausi a Veraz VFX. Veraz VFX, non Veraz, Veraz. Ma continuiamo subito con l'aggiornamento delle moto, perché manca un sacco di altri leak sulle moto. Infatti sembrerebbe arrivata la prima data che ha a che fare appunto con le moto. Infatti, ora, perché Stranger Things uscirà circa il 1 luglio, molto probabilmente il prossimo aggiornamento 21.10 lo vedremo anche questo, ragazzi, l'8 di luglio. Infatti non so come facciano a reintrodurre i cosmetici di Stranger Things senza una mini patch, ma appunto in teoria l'8 di luglio con l'aggiornamento 21.10, che verrà appunto rilasciato verso l'8 di luglio, vedremo questa collaborazione. Quindi arriveranno effettivamente le moto su Fortnite. Ripetiamolo per l'ennesima volta: le moto saranno probabilmente di due tipi, ovvero la versione con le ruote più lisce, che servirà principalmente da fare come versione fuori, cioè proprio fatta per il nostro asfalto, quindi avranno le ruote lisce, andranno più veloce sull'asfalto e andranno tipo lentissimo sullo sterrato. Mentre un altro tipo, che potrebbe essere tipo una roba tipo un KTM, che servirà appunto, ragazzi, per andare proprio ed effettivamente sullo sterrato. Quindi ci saranno dei due tipi e la vita dovrebbe aggirarsi circa intorno ai 6-800, quindi non sarà tanta vita, un po' meno vita delle macchine se non ricordo male, però appunto comunque dovrebbe essere abbastanza. Si troveranno solo esclusivamente, purtroppo aggiungo, in 3 punti della mappa, e appunto dopo essere stati in questi 3 punti della mappa dovremo ricaricarle, ovviamente non appena saranno scariche, perché anche loro avranno un carburante. Tra l'altro, come si fa a morire da un John Wick, ragazzi? Spiegatemi voi come si fa a morire da un John Wick, ma questo non c'entra niente. Comunque, saranno disponibili, quindi potremo guidarle solamente in 2 persone, una stare davanti e una dietro, quindi non sarà un veicolo che funzionerà per bene nelle modalità a squadre. Non sappiamo nemmeno se verrà lasciato introdotto nelle modalità a squadre. Ma detto questo, ragazzi, se il video oggi con tutti i leaks sta arrivando a camera, comando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella di notifiche che lascia un bel like. Per supportare il video, clicca la campanella di notifiche per rimanere aggiornato su tutti i video che escono ogni giorno sul canale. Vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividi l'algoritmo, che anche loro sapranno quando arriveranno le moto su Fortnite, quando usciranno, eccetera. E appunto, ragazzi, cosa appunto succederà con la nuova collaborazione di Stranger Things. La descrizione per altri video del genere e altri codici nuovi.